Bianco, elezione del capo dello Stato, è questo la roadmap? Io penso di sì, ma insomma non sono abbastanza dentro per dare retroscena o anticipazioni. Credo che se il Presidente del Consiglio arriva alle Camere per essere votato sulla base di risoluzioni, come dire, abbia fatto i suoi conti, dopodiché penso anche che salirà al colle, immagino, insomma, credo che si debba discutere e vedere qual è il nuovo progetto di un nuovo governo possibile. Io penso che ci siano tantissime cose da fare. A proposito di fondi, di bonus, io credo che sia davvero importante conoscere il paese e non trovo scandaloso un bonus sulle occhialerie, neanche un bonus che riguarda il nuovo modo di muoversi in città. Credo che bisogna cercare misure proprio come queste, in cui si dimostra diciamo, da parte della politica di sapere come si sta muovendo il paese e qual è l'economia reale. Faccio un esempio, una delle cose più controverse del Recovery Fund, ma noi investiamo in efficienza e in messa in sicurezza degli edifici e non siamo in grado di finanziare fino al 2023 una misura, quella del bonus del 110%, che mi permetto di dire è l'unica cosa davvero di transizione energetica e ambientale che abbiamo fatto. Quindi fare le cose, ma farle bene e crederci un po' di più, essere coerenti, non inventare una cosa al giorno per andare avanti. Ecco, credo che questo collegamento col paese e con le difficoltà che il paese sta vivendo, perché guardate, l'impressione molto spiacevole che io ho è che poi si fanno delle misure, ma il distacco tra come funziona l'economia nel paese e le misure che vengono prese è talmente ampio che le misure arrivano in ritardo e spesso poco centrate. È per questo che è fondamentale affrontare il tema della pubblica amministrazione. Non ci può essere una governance, come dire, manageriale distaccata. Noi non possiamo rinunciare a riformare la pubblica amministrazione perché è l'ossatura del corpo dello Stato. Senza ossatura non andiamo da nessuna parte. Quindi nuove competenze e nuove risorse e investimenti per investire sulla pubblica amministrazione. Solo che tutto questo c'è una variabile che non è indifferente, che è la questione tempo. Maurizio Guandalini.